Per noi di Vision Ottica il tuo benessere visivo è super importante. Per questo, uniti dall'insegna, ti offriamo un super buono da 100 euro sull'acquisto dei tuoi nuovi occhiali. Vieni da Vision Ottica. Buongiorno 25 luglio 2012, buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno agli amici di Soveratiamo, scusate per ieri. C'è stato problemi tecnici, eravamo qui, stiamo facendo le stesse cose che abbiamo fatto ieri, c'era anche un bel catamarano oggi fantastico. Oggi non c'è, siamo al Lido San Domenico, buongiorno a Franco. Ciao Franco. La registrazione di ieri è andata persa, dobbiamo recuperare, e Franco ci ospita nuovamente, ci sopporti anche stamattina. Scusate la voce, no, ma io ho problemi. Allora andiamo subito con i titoli, poi Franco se riesce a parlare partire da Calabria Ora. Calabria Ora, dai, forza. Partiamo da Calabria Ora, finanze. Io sto zitto perché sennò anch'io, io non imparo. Stiamo tutti zitti. Okay. Finanze per il comune, si prevede un'estate nera tra corte dei conti, minor gettito, IMU e nuovi tagli, quindi insomma questo è la previsione. è una previsione passerella sul Beltrano. Rescissione del contratto per la Eurocostruzioni, ne abbiamo parlato ieri sera anche noi, lo ritroveremo su tutti i giornali, questa è una notizia giugno importante. Giugno 2010 ci fu l'incidente con l'operaio ferito e adesso la provincia rescinde il contratto e un esperto mi dice si aprirà un contenzioso. Ah sì? Sì? No, lo dicono loro, che si aprirà il contenzioso. È sicuro, il problema è che qualcuno dice che l'opera poi non si ultimerà, ma è una cosa brutta. Infatti resta veramente uno scempio lì. Non si può dire. In basso, quello che abbiamo già pubblicato noi tempo fa, l'ex sindaco Calabretta presenta la cittadella. Ma lo vedi che sei contro l'amministrazione? No, assolutamente. Sono imparzialissimo. L'ex sindaco Calabretta presenterà la cittadella, il libro appunto scritto da Gianni Calabretta. Passiamo al quotidiano della Calabria, anche qui passerella, rescisso il contratto, la provincia ha avviato la procedura, dopo il crollo i lavori non sono stati mai iniziati. Il presidente dell'ente Ferro conferma, c'è il rischio che l'opera possa non essere realizzata. Vedi che te l'avevo detto. Quindi dopo il crollo i lavori non sono mai continuati. C'è solo la foto del crollo, quella di Vandaferro non c'è questa volta. No, su nessun giornale. È giusto. Montauro? L'imprenditore Sestito non si arrende e riparte con un nuovo stabilimento. Un incendio doloso aveva distrutto un suo lido. Invece, mentre Finbassa a Guardavalle, ancora scontro tra maggioranza e opposizione, incalza la querella a distanza tra il sindaco tedesco e l'ex ora all'opposizione. Un atto per la parcella di un legale. E questo è il motivo della diatriba. Qui invece tre medaglie per il maestro scalzo del Kung Fu in Cina, sì, una bella soddisfazione sportiva. Maestro di Catanzaro. Di sport parleremo poi alla fine. Sì. Badolato, inseguito, cade nel dirupo. Poverino. Arrestato un uomo per detenzione di droga e positivo all'alcol. Si è dato alla fuga evidentemente ed è caduto. Ricoverato all'ospedale di Soverato con trauma cranico e piantonato. Centenario per i cappuccini di Chiaravalle, questo avverrà in questa settimana, mi sembra giovedì, le celebrazioni a Chiaravalle. E c'è Torre di Ruggero, un monumento alla civiltà contadina. E questo era il quotidiano. Chiudiamo anche con il quotidiano della Calabria. E una notizia che non tratta nessuno, si parla del ponte sul Beltrano. E qui si vede proprio il tratto che crollò allora nel giugno 2010. Siamo sulla Gazzetta del Sud. Sì, però per favore dite di chi è l'articolo, sennò poi stressa, per favore. Di Sabrina Moroso. Okay. Siamo sulla Gazzetta del Sud qui. Benissimo. E poi accanto ancora Sabrina Moroso, Magna Grecia Film Festival. Ha fatto il grano oggi, Sabrina Moroso. Il nuovo cinema italiano si prepara a sbarcare al Magna Grecia 2012. Due pellicole ci in siamo, apertura, quando ci siamo, il 28, vero? Sì, 28 il 28, fra 3 giorni Corrado sarà lì insieme a Sabrina. Cittadini e associazioni, questa la stai dando tu, io la smentisco. Cittadini e associazioni si muovono in favore della ricerca scientifica e questa è l'iniziativa presa dalla Proloco di Soverato, mi pare anche, con i cittadini per sostenere le ricerche del gruppo. Sì, non solo della Proloco. Poi Badolato, no ad una metanizzazione per pochi intimi. Il sindaco Italgas la realizzi in marina e non nel borgo spopolato. Mentre ancora Soverato, torniamo anche a Soverato, ancora di servizi nella consegna delle lettere, a partire i disagi maggiori sono gli anziani che chiedono provvedimenti. E Sant'Andrea, il gruppo di protezione civile si specializza, quindi una notizia che riguarda la protezione civile, no, in famiglia. Qua c'era anche un'altra notizia sul Badolato, tenta di sfuggire, l'avevamo già visto in precedenza, ma cade in un burrone e resta ferito. Anche lì è caduto nel diritto. Benissimo. Borgia, velocemente, Borgia guarda al futuro ma ancora non sa quando potrà votare i nuovi amministratori. Benissimo.
Dopo 2 anni di gestione della triade commissariale si cercano i volti nuovi per il rilancio della comunità. Questo è Borghi. Andiamo allo sport. Andiamo con lo sport, torniamo a Calabria ora. Soverato ha alzato il muro. Ingaggiata Alessia Travaglini, possente centrale che arriva dal San Vito dei Normanni. Adesso coach Brevilieri attende l'arrivo di un martello. Quindi lavoro in corso ancora per la Volle Soverato, che si appresta insomma a vivere questa nuova stagione, almeno sulla carta, da protagonista. Giudizio tecnico qui? È importante, 8. Alta 1,92, eh? Forte quindi, al muro. Quindi insomma. Giudizio tecnico positivo. Positivo, Franco, positivo. Però è ufficiale che... Tra l'altro possiamo dire che in esclusiva Soveratiamo, ieri ha rilasciato ha dato un'intervista. Le prime parole. La data Soveratiamo. L'intervista. Benissimo. E poi possiamo ufficializzare il fatto che Totò Matozzo la trattativa non compra il basket. Non compra il basket. Ah, già l'avevamo detto ieri. La trattativa si è arenata sul più bello. Si è arenata sul più bello e quindi il basket purtroppo ha rinunciato all'iscrizione. E con questo cielo nuvoloso di Soverato che minaccia pioggia, noi abbiamo il nostro meteorologo lì dietro la telecamera. Oggi ma Franco le sa, pioverà. Oggi zafaleggia. Oggi è una giornata un po' grigia. Zafaleggia, si dice che zafaleggia. Sì, perché vedi, non è invitato. Ieri c'era il sereno, però voi vi siete perso poi. Ieri ci siamo persi il catamarano. Ci siamo persi anche il catamarano. Il catamarano che era venuto qui a Soverato. Sì, dobbiamo ripetere tutto quello che abbiamo detto. Con grandi giudizi tecnici, mi sembrava sul catamarano. Da parte di per quello è saltato tutto. Allora, Lido San Domenico dal 1887, più di 100 anni di storia. 120. Corradini deve fare questa cosa per l'ombrellone gratis. Sappiate. Lui vuole l'ombrellone gratis. Sta facendo lo sconto. Lo sconto. Quindi dicevamo pioggia fra poco. Comunque è piacevole anche in questo momento il mare, secondo me. Più in questo momento che quando c'è folla, no? La novità è il beach volley. C'è in corso il torneo di beach volley. Anche qui c'è in corso. È iniziato il 23 luglio, quindi. In cui vediamo la rete. Grande partecipazione, sì, quindi grazie alla spiaggia che è ritornata. Grazie al mare che ha restituito un po' di spiaggia. Certo. Grazie Franco per l'ospitalità che ci hai offerto anche oggi per 2 giorni. In pratica siamo stati qua. Sì, ci ha sopportato. E dovremmo avercela fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Sembra di sì, ma ve lo dico quando stacchiamo. Grazie a tutti, a domani. A domani, buona giornata. Non sappiamo da dove, ma a domani. Ciao. Buona giornata.